Andrea, che fai? Monto un video nuovo. Ok, lo vuoi un caffè? Sì, grazie. Però stavolta con lo zucchero, eh. Bene. E allora, ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una delle tendenze più in voga su Instagram nell'ultimo periodo, ossia le foto con tanti cloni di noi stessi. Se ci fate caso trovate un sacco di foto dove vedete in diverse situazioni in una stanza la stessa persona, e non è che sono tutti fratelli. Semplicemente tramite alcuni programmi appositamente dedicati vengono ricreati dei cloni. Su Instagram questo qui, molti mi hanno chiesto: come è possibile realizzare una cosa del genere tramite Lightroom? Beh, la risposta è molto semplice: tramite Lightroom non è possibile. Infatti, per realizzare dei risultati del genere è necessario utilizzare un software che sia tipo Photoshop oppure similari. In questo video cercherò di spiegarvelo nel modo più semplice possibile, calcolando che non è il mio lavoro, quindi io non sono un professionista e non uso Photoshop da professionista, primo. E secondo, naturalmente, penso che se mi fate una domanda del genere, neanche voi alla fine siate dei professionisti e lo sappiate usare così bene. Quindi cercherò di usare dei termini comprensibili a tutti e che magari non saranno esattamente il più professionali possibile, ma saranno quelli che magari, spero, vi permetteranno di capire al meglio come accedere a queste funzioni. Prima di lanciarci nell'editing, naturalmente è essenziale che abbiate i vostri scatti pronti. Per farli dovrete utilizzare la vostra fotocamera, GoPro, cellulare o qualunque cosa usiate per scattare, montato su un treppiedi. Quel treppiedi dovrà restare sempre fisso nella stessa posizione e sarete voi a spostarvi all'interno dell'area che avete scelto come location. E naturalmente, attenzione, perché realizzeremo tanti scatti quante sono le volte che vorremmo apparire. Una volta che tutto ciò è pronto, beh, che dire, non resta che lanciarsi nell'editing. Per realizzare questo video ho deciso di utilizzare gli stessi scatti che ho usato per il mio post di giovedì, quello in cui io sono appeso alla macchina e l'altro me stesso mi sta guardando da dentro mentre cerca di guidare. Quindi, naturalmente, noi avremo i nostri scatti pronti e sono questi, eccoli qua, uno, quello in cui sono dentro la macchina, e due, quello in cui invece sono appeso fuori dalla macchina, e andremo a importarli in Photoshop. Il primo che importeremo è quello dove noi siamo appesi alla macchina. Quindi trasciniamo la nostra icona all'interno del programma. Naturalmente io sto usando un Mac, ma la stessa procedura funziona benissimo anche su Windows. Come potete vedere, sulla foto ci sono anche due vasetti, uno di Nutella e uno di burro di arachidi, perché mi servivano per tenere fermo il treppiedi, che altrimenti si sarebbe rovesciato. Una volta importata la prima foto, andremo a sbloccare lo sfondo cliccando su questo piccolo lucchetto che troviamo qui in basso a destra, in corrispondenza del layer. Accediamo di nuovo alla cartella dove abbiamo l'altra foto e la importiamo sullo stesso progetto, semplicemente trascinandola sopra. Come potete vedere, purtroppo nel mio scatto la fotocamera, nel momento che io sono salito sul tettuccio della macchina, si è un po' spostata a causa delle vibrazioni, quindi dovrò andare a fare un ulteriore aggiustamento poi della rotazione e dell'inclinazione, ma questo non sarà un problema. Una volta che tutti e due i miei scatti sono importati e sono tutti e due nello stesso progetto, mi troverò qui in basso a destra i due layer, basso a destra nel mio caso, poi chiaramente ognuno ha l'interfaccia settata come meglio si trova. Avrò il livello 0, che è quello da cui sono partito, e poi ho il secondo layer appena inserito. A questo secondo layer vado ad applicare una maschera. La maschera, per applicarla, andrò a cliccare su questa piccola icona a forma di rettangolo con un piccolo cerchio grigio al centro. A questo punto andrò a cancellare la parte della maschera che non mi interessa, quindi selezionerò lo strumento pennello in colorazione nera. Vado a aumentare leggermente le dimensioni del mio pennello, ok, e inizio a disegnare dove so che c'è la mia figura. E vedrete che un po' alla volta la figura appare. Naturalmente, per aiutarmi al meglio, andrò a zoomare leggermente, cercando di recuperare anche quelle che sono le mie ombre, naturalmente, perché altrimenti il tettuccio risulterà innaturale. Continuo a selezionare fino a scoprire completamente la mia figura, facendo ben attenzione che sia totalmente esposta. Per esserne sicuro, zoom ulteriormente e provo a passare la figura. Per i ritocchi, naturalmente, adatterò le dimensioni del mio pennello alle dimensioni su cui sto lavorando attualmente. Fatto ciò, come potete vedere, ahimè,
le due figure non corrispondono perfettamente, perché come vi dicevo, la mia fotocamera si è spostata. Quindi vado a cercare di scoprire tutta la parte del tettuccio della mia macchina e vado a spostare il mio layer leggermente verso sinistra, fino a farlo combaciare con la figura precedente. Zoom per verificare che effettivamente la mia correzione sia avvenuta come volevo e gli appongo qualche rifinitura. Ok, ecco fatto. Una volta che sarete soddisfatti del risultato ottenuto, non dovrete fare altro che esportare il file per poi andarlo a importare in Lightroom o altri software per andare a dargli quel tocco di colore e stile che è vostro caratteristico. E allora, anche per questo video è tutto. Spero di avervelo spiegato nel migliore dei modi. Se qualcosa non vi fosse chiaro, naturalmente mi potete sempre contattare lasciando un bel commento qui sotto, piuttosto che contattarmi su Instagram. E naturalmente io vi ricordo come sempre di lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video.